Buonasera, è l'undicesima domenica durante l'anno e continuiamo la lettura del Vangelo di Marco e per la precisione ci viene proposto un brano preso dal capitolo 4 del Vangelo di Marco dal versetto 26 al versetto 32. Sono due parabole brevi che hanno come tema comune il seme. Sono parabole interessanti per la verità, sia proprio per la vita della Chiesa e anche per la nostra vita personale, ma soprattutto direi per la vita della Chiesa. Teniamo conto che Gesù sta precisando ai suoi oppositori cos'è il regno, come funziona il regno e qual è il regno che in verità qual è il regno che lui è venuto a portare e a proporre. Comunque, leggiamo insieme queste due brevissime parabole. Quindi versetto 26 del capitolo 4. Diceva, così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme in terra e poi dorma o veglia, di notte o di giorno, mentre il seme germina e si sviluppa senza che egli sappia come. La terra da sé produce prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano pieno. Quando infine il frutto lo permette, subito si mette mano alla falce perché è giunta la mietitura. E questa è la seconda parabola, al versetto 30 in avanti, diceva ancora, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Ovvero, con quale parabola lo rappresenteremo? È come un granello di senapa, che quando viene seminato sulla terra è il più piccolo dei semi, che sono sulla terra, ma una volta che è stato seminato cresce e diventa più grande di tutti gli erbaggi e produce rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono rifugiarsi sotto la sua ombra. Allora, dicevo prima, queste due brevi parabole che hanno come minimo comune denominatore il seme, e il seme che è segno del regno. A cosa possiamo assomigliare il regno? Possiamo assomigliarlo a un seme. A un seme che, e qui c'è la prima parabola che è veramente lontana dalla nostra mentalità. Noi abbiamo una concezione, poi vedremo insieme leggendo, guardando, esaminando questa parabola, la nostra concezione della fede, la nostra concezione del regno, la nostra concezione della nostra presenza nel regno. Abbiamo una concezione che è veramente lontana da qui, per tanti motivi, per cultura, per tutto, però è veramente lontana e secondo me vale la pena di rifletterci su. Quello che ci fa specie è questa specie di fatalismo che questa parabola propone. Dice, il seme viene seminato, che il contadino dorme o sia sveglio, non cambia nulla perché il seme germina, produce prima l'erba, poi la spiga, eccetera. Quando la spiga è matura, si dice prendiamo la falce e andiamo a mietere. Ora, vediamo di capirci bene su questa cosa qui così. Quello che Gesù vuole dire ai suoi ascoltatori non è tanto che non possiamo fare niente, ci sediamo giù, guardiamo il campo dove c'è il seme e diciamo, e beh, il Signore farà poi crescere. Anzitutto c'è una cosa da dire. Che perché tutto succeda bisogna che qualcuno si prenda la responsabilità di seminare, altrimenti non succede nulla. Perché il regno si manifesti ci vuole qualcuno che lo testimoni, che lo viva, perché altrimenti non succede nulla. Il seme rimane a casa e se lo tieni nel cassetto il seme certamente non germina e non produce nulla. Ma non solo, quello che Gesù dice è che il seme si sviluppa per la forza che ha, non perché il contadino ha studiato l'università pastorale per cui è competente e quindi sa e spunterà per merito di Tizio, Caio e Sempronio. Non è così, è spunta perché è il seme. Perché il regno? Perché è il regno che Gesù è venuto portare
E il regno è la nostra speranza, è la nostra vita, è la nostra possibilità di guardare avanti, sperando nel cambiamento, sperando che il regno produca il suo frutto. Non è il nostro regno, è il regno di Dio. Il nostro compito è quello di testimoniare questa novità. Il nostro compito è quello di testimoniare ogni giorno il Vangelo, è quello di seminare. Noi non siamo padroni né del campo, né del seme, né del prodotto finale. E questo, veramente questo qui, secondo me, è, con tutto il rispetto, è veramente la smentita di tanta nostra pastorale, fatta di iniziative, di attività, di cose da fare, di insistenza, di come se il regno dipendesse da noi. Quello che secondo me è fondamentale non è l'iniziativa o quelle cose lì così, perché veramente non è roba nostra. Poi, per amor di Dio, ognuno testimonierà a suo modo la presenza del regno e la vita del regno. Ma forse ci sono due domande che dobbiamo farci. La prima è se stiamo seminando. La seconda è cosa stiamo seminando. Io ho il sospetto che per molti versi, poi lo vedremo meglio anche nella seconda paraboletta, io ho il sospetto che secondo me noi stiamo in realtà seminando per conto nostro, le nostre idee, i nostri modi di fare le cose, le nostre iniziative. Non stiamo testimoniando la vita nuova di Gesù e il suo Vangelo. Sì, sullo sfondo c'è questa cosa qui, ma di fatto noi facciamo altro. Tanto è vero che noi non tolleriamo che ci vengano sottratte le iniziative. Noi abbiamo questa compulsione ad aiutare Dio, a spiegargli come si deve fare. Abbiamo gli esperti pastoralisti, abbiamo gli esperti di questo, di quell'altro, se c'è qualche problema chiamiamo Raramente se c'è qualche problema ci troviamo insieme, leggiamo insieme il Vangelo e cerchiamo quello che il Signore ci ha affidato da seminare. Siamo troppo intelligenti, troppo capaci. Abbiamo studiato all'università. Per amor di Dio, che tutto va bene, è tutto giusto. Nessuno dice niente. Il problema è quando ti dimentichi che, per esempio, il seme non è tuo. Ti è stato affidato. Non è roba tua. E neanche il grano finale è roba tua. Guardate che davvero nella nostra pastorale forse qualcosa da cambiare davvero c'è. Forse dovremmo riscoprire cos'è la parola e l'ascolto della parola e la vita nella parola e la testimonianza quotidiana, comunitaria, della condivisione della parola, perché noi il nostro compito è seminare, non è né raccogliere né far crescere, è seminare, è testimoniare l'amore che ci è stato affidato. Guardate, forse davvero io ho presente tutte le iniziative, il nostro agitarci, fare questo e quell'altro, ma ci viene in mente che la prima testimonianza è la qualità di vita nelle nostre comunità. È la vita che c'è. È la vita e i tralci. È la presenza del Signore che dice dove sono due o tre riuniti, nel mio nome io sono in mezzo a loro. Forse
Mi viene da ridere, mi viene da pensare a una pastorale non violenta, una pastorale che non si basa sul successo, sul contarsi, su quanti eravamo in piazza, ma su cosa stiamo condividendo insieme, sul pane che abbiamo spezzato e condiviso. È un altro modo di ragionare. E c'è la seconda parabola, che è ancora più che anche lei è abbastanza lontana dal nostro modo di ragionare. Noi siamo, dice, è quella del granello di senape che diventa un albero grande, che rimane sempre un erbaggio, non è un albero tipo baobab. Ma noi siamo affascinati dall'albero, da questo granello produce questo albero, l'albero che occupa tutto il cosmo e del quale si rifugiano tutti quelli che sono poveri, piccoli, e gli uccelli del cielo, eccetera, eccetera, l'albero. Il problema è che noi l'albero non ce l'abbiamo. L'albero è la nostra speranza. L'albero è la strada che stiamo percorrendo, ma non ce l'abbiamo. Quello che noi abbiamo è il granello di senape. È il granello piccolo, insignificante. Che è vero, è la speranza che diventi un albero. Ma quello che semini è quel granellino lì, che ti viene da dire cosa semino cosa, è quello che i contemporanei di Gesù dicevano: ma che messia è che non fa niente? Che messia è che non cambia le cose? Giovanni Battista aveva detto: viene e deve bruciare tutti i peccatori con un fuoco inestinguibile. Che cosa fa questo qua che perdona l'adultera? Che regno di Dio è questo qui dove non si fa niente? Dove non si combatte contro i romani, dove non si sollevano le folle? Che regno di Dio è? E lui dice: il regno di Dio è così. È il seme piccolo che tu hai il coraggio di seminare. È la debolezza della parola che tu hai il coraggio di annunciare. È l'amore per i fratelli che non si impone, non conquista, non circuisce, non forza, non lega a sé nessuno neanche con la riconoscenza. Questo è il seme da seminare. Non è la dunata oceanica. Non è tutte quelle cose lì, non è il potere perché anche noi abbiamo il diritto di, perché anche noi dobbiamo contare. Non è il copiare le istituzioni civili trasferendole dentro la Chiesa dicendo: ah, perché anche noi però abbiamo queste cose qui. Poi apre un dibattito se la Chiesa è democratica o no, ma che è fuori da ogni logica, perché è un'altra cosa. Perché la Chiesa, io sono la vita e voi i tralci, e condividiamo la stessa vita, non c'entrano niente le votazioni. È un'altra cosa, è un cammino condiviso, comune, è il pane spezzato con i fratelli, è la fatica di amare i fratelli, è i beati i poveri, i piccoli, quelli che non contano. E questo è il seme piccolo da seminare. Certo, uno dice: no, se noi abbiamo un bel seme grande, insomma, facciamo vedere il nostro potere, noi, insomma, perché non dobbiamo essere ricchi così facciamo tanto del bene, perché non dobbiamo prendere il potere che siamo i più buoni? Perché non è il seme che ti è stato affidato. Perché quella roba lì è roba tua e non funziona. Non funziona. È il tentativo di partire dall'albero, saltando completamente il seme piccolo e debole. È il tentativo di dire che bisogna contare perché si è forti. Io penso davvero che anche le nostre comunità corrono questo rischio.
Forse le nostre dobbiamo ridisegnare la nostra identità, a partire dal seme di senapa, a partire di Gesù che si sottrae a quelli che vogliono farlo re, a partire di Gesù che confessa di essere il figlio di Dio a un tribunale che non lo vuole ascoltare, che dice a Pilato: io ho rinunciato al potere e alla violenza. Non che non ci sia, ma io ho rinunciato a prenderlo. Io semino il seme piccolo. Voi provate a pensare a questo regno basato sull'annuncio, sulla parola, non sull'iniziativa. Mi viene in mente Mosè che viene castigato perché invece di parlare con la roccia la picchia col bastone, perché non ha fiducia nella parola, perché la parola è debole, è meglio l'azione, è meglio il bastone picchiato sulla pietra, il segno forte. Io sono d'accordo su tutto. Il problema è che Gesù Cristo non ha fatto così. È il più piccolo dei semi che sono sulla terra. Il problema è che ce l'hai nelle mani e devi decidere se devi seminarlo o no. Se devi seminare quel seme lì, non quello che hai in mente tu, quello che ha sicuramente funziona perché queste cose qui, no, quello lì. I beati i poveri, beati i miti, beati i perseguitati, beati i puri di cuore. Se ti danno uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Amate i vostri nemici. Questo è il seme. Certo che non vinci, ed è certo anche che non ti battono le mani, ma questo è il seme. È quello per seminare il quale Gesù è morto e lui è diventato il seme, sepolto nella terra e risorto dopo 3 giorni. Questo è il regno, non quello che abbiamo in mente noi raffigurando Gesù come un re con la corona, lo scettro e quelle cose lì. Non è quella roba lì, ma neanche lontanamente. Io penso che dobbiamo rifletterci su, forse anche nel costruire le nostre comunità, nei rapporti tra di noi, nel ricercare la giustizia con questa modalità. Con questa modalità accogliente e non violenta, che dà la vita e non la prende, che non impone la sua idea, ma cammina con i fratelli. Ecco, io direi, proviamo a pensarci su domenica quando sentiremo leggere queste 2 parabole, la nostra pastorale, le nostre comunità, a come viviamo e se crediamo al seme piccolo, al granello di senape, a questo seme che cresce da solo e che non è nostro, che non è nostro, che tu non puoi dominare, non puoi regolare, non è roba tua. Tu puoi solo seminarlo e donarlo ai fratelli, perché l'amore che hai ricevuto doni ai fratelli, non quello che hai tu. Pensiamoci su un momento. Secondo me, su queste cose qui, abbiamo bisogno di ragionarci tanto, di pensarci su insieme, di confrontarci e poi di vivere questa semplicità, questa speranza, questa fiducia nel Padre che fa crescere il seme, che non è la rassegnazione di chi dice vediamo cosa succede, no, è la fiducia, è la capacità di guardare il futuro, di vedere nel seme la spiga e da mietere, e nel seme della senape l'albero che contiene e che si realizzerà con questo seme, e di camminare con questa strada e questa fiducia. Pensiamoci su insieme. Chiediamo proprio al Signore, direi, per le nostre comunità questa capacità della semplicità, della fiducia,
e della capacità di sperare nel futuro e di vivere il futuro. Pensiamoci e buonanotte.